Allora, buonasera a tutti. Per questo allora procediamo alla... Allora, buonasera. Iannone Nicola, Costantini Elio, Ippolito Italo, Paglione Valentino, Finocchio Carmine, Paglione Amita, Finocchio Palmerino, assente. Bucciarelli Vincenzo, Pallante Nicola, presente. Pili Antonelli, Lienzi Pasquale, la seduta è valida. Allora iniziamo con i punti all'ordine del giorno. Allora, approvazione dei verbali della seduta precedente. I verbali della seduta precedente erano riferiti all'assestamento, modifiche regolamenti comunali. Chi è favorevole? Unanimità. Unanimità, immediata eseguibilità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è il... l'approvazione del rendiconto relativo alla gestione anno 2018. Qui riportiamo in consiglio comunale, come ben sapete cari colleghi, abbiamo avuto la proposta di deliberazione da parte del commissario ad acta, quindi io voglio fare una breve premessa. Quello che noi andiamo a discutere questa sera e andiamo a approvare è un rendiconto della precedente amministrazione, quindi un rendiconto al 31 dicembre 2018, era un rendiconto che l'amministrazione doveva approvare entro il 30 aprile del 2018, non è stata approvata e quindi è di competenza di questa amministrazione. Breve premessa, in quanto noi purtroppo dobbiamo spiegare alla cittadinanza la motivazione di questo commissario ad acta, che ben si è illustrato che i cittadini hanno ben saputo. Quando noi ci siamo insediati, noi non abbiamo avuto la possibilità di esaminare la documentazione per visionare, approvare, preparare il rendiconto. Abbiamo avuto delle grossissime difficoltà a reperire questa documentazione. Vi dico di più, io come sindaco, al responsabile di servizio, ho dovuto fare delle comunicazioni di servizio, ho imposto che mi venisse consegnato della documentazione. Questa comunicazione di servizio è stata fatta il 28 di giugno, a seguito anche delle diffide da parte del prefetto. A seguito della mancanza di ricevimento di questa documentazione, purtroppo la Giunta non ha avuto la possibilità di deliberare il rendiconto. A seguito di questa mancanza di approvazione della delibera, la prefettura, a seguito di ulteriori diffidi, eccetera, ha nominato il commissario ad acta. Il commissario ad acta ha presentato in comune la sua deliberazione per quanto riguarda il rendiconto. Noi questa sera lo portiamo in consiglio perché deve essere approvata. E io mi soffermo su un paio di punti. Allora, preciso che la deliberazione del commissario ad acta è completo di tutta la documentazione per quanto riguarda il rendiconto, vale a dire delibera, relazione sulla gestione, riaccertamento dei residui attivi e passivi, elenco dei mutui in essere,
piano dell'indicatore di bilancio, bilancio entrate, cioè quindi tutta la documentazione per quanto riguarda. Mi soffermo e voglio portare al Consiglio soltanto una nota per quanto riguarda il revisore dei conti, che nella sua relazione con parere favorevole ha espresso considerazioni e proposte in riferimento alla sua relazione sul rendiconto. Cari colleghi, visto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che come rappresentato dalla stessa amministrazione è pari a 119, per un importo annuale pagamenti pari a 260.312, tenuto conto che sul piano dell'opportunità, anche a voler disconoscere il pagamento ex legge, l'entità degli interessi di ritardo, interessi di mora, pari all'incirca al 9%, rende comunque inappetibile qualsiasi politica di cassa fondato sul mero rinvio. Si esorta a una più attenta programmazione e gestione della spesa, valutando prudentemente tutti i segmenti delle procedure di spesa fin dalla fase dell'impegno. Conclusione, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto. Io mi voglio soffermare ancora e voglio fare solo un'ultima nota, poi do la parola al Consiglio. Io come sindaco voglio esprimere chiaramente il mio parere favorevole su questo rendiconto. Però premesso che con provvedimento del 4 luglio 2019 è stato nominato dal prefetto di Chieti il commissario ad Aquila nella persona del dottor Ranieri Pasquale per la redazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, che in data 26 luglio 2019 il commissario ad Aquila ha rimesso al sottoscritto il rendiconto della gestione 2018 unitamente agli allegati di legge con parere di regolarità amministrativa e contabile favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari, oltre alle attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio espressi dai vari responsabili dei servizi, ognuno per quanto di propria competenza, porto a conoscenza a voi in Consiglio. L'approvazione del rendiconto della gestione, così come redatto e rimesso dal commissario ad acta, non entrando in alcun modo nel merito del suo contenuto e prendendo atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal revisore dei conti, in data 13 agosto. Lo scrivente ritiene doveroso procedere infine all'approvazione esclusivamente da un punto di vista tecnico-formale del rendiconto della gestione 2018, unitamente agli allegati contabili rimessi al sottoscritto dal commissario, unicamente in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia ed evitare pertanto conseguenze che potrebbero pregiudicare la corrente attività amministrativa dell'ente, oltre che le procedure previste dall'articolo 141, comma 2, del vigente testo unico. Quindi io chiedo al Consiglio se c'è qualche dichiarazione, qualcuno. Sì? Posso? Prego. Allora, vista l'assenza del capogruppo di maggioranza, Palmerino Finocchio, leggo io la dichiarazione di voto relativa all'approvazione del rendiconto per la gestione dell'esercizio 2018 del Comune di Tornareccio. Il signor Finocchio Palmerino, in qualità di capogruppo di maggioranza, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, intende formalizzare la posizione del proprio gruppo in riferimento all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 del Comune di Tornareccio, di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 26 luglio 2019, a firma del commissario ad acta dottor Pasquale Ranieri. Premesso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151 e 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000, d'ora in poi testo unico enti locali, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale
sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Al rendiconto, che è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dall'articolo 11,4 del decreto legislativo numero 118/2011. E dunque, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, per i soli enti locali il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari internazionali, per i soli enti locali il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, il prospetto dei dati SIOPE, l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione, la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. L'articolo 231 del testo unico enti locali stabilisce chiaramente che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11,6 del decreto legislativo 118 del 2011. Per il Comune di Tornareccio il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018 non è stato predisposto e deliberato dal precedente Consiglio Comunale nel termine del 30 aprile 2019, così come previsto dalla normativa sopra richiamata. Invero, ai sensi dell'articolo 227,2 bis del testo unico enti locali, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141, con nomina di un commissario ad acta affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Difatti, successivamente all'insediamento del presente Consiglio Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, con nota protocollo numero 49079 del 21 giugno 2019, il prefetto della provincia di Chieti ha sollecitato il Comune di Tornareccio a far conoscere entro il 25 giugno 2019 i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2018, rappresentando che in caso negativo
La prefettura avrebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta per la predisposizione del documento in parola da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, così come previsto dal citato articolo 227 del testo unico enti locali. Di conseguenza, attesa l'impossibilità per la Giunta di ottenere da parte dei competenti uffici comunali la documentazione contabile e finanziaria necessaria per procedere alla predisposizione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto di gestione, con nota protocollo in arrivo numero 2295 del 28 giugno 2019, avente ad oggetto comunicazione di servizio, il Sindaco pro tempore ha chiesto formalmente al responsabile di servizio amministrativo e finanziario di fornirgli tutti i documenti contabili relativi al rendiconto di gestione 2018 e illustrazione dei motivi che hanno determinato il non rispetto della scadenza del 30 aprile 2019 per l'approvazione del documento contabile, stante la diffida della Prefettura pervenuta in data 21 giugno 2019. Tuttavia, alcun documento ed alcuna spiegazione è stata fornita dai competenti uffici comunali, tant'è che la Giunta è stata impossibilitata ad approvare lo schema di rendiconto nel termine del 3 luglio 2019, concesso dalla Prefettura, non avendo reperito i documenti richiesti né sul sito web istituzionale, né nell'apposita sezione amministrazione trasparente, né nell'archivio comunale. Di tal che la Prefettura, con decreto protocollo numero 0052569 del 4 luglio 2019, ha nominato il commissario ad acta nella persona del dottor Pasquale Ranieri per la predisposizione dello schema di rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018 del Comune di Tornareccia, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale. A questo punto, con la formulazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale del 26 luglio 2019, il commissario ad acta ha espletato il proprio incarico, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione 2018, unitamente agli allegati di legge, con parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espresso dai responsabili del settore amministrativo e finanziario, dottor Daniel Urbisci, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2 del testo unico enti locali. Ebbene, al fine di consentire al Consiglio Comunale di approvare la suddetta proposta di delibera con diffida protocollo numero 2721 del 31 luglio 2019, il Sindaco pro tempore ha nuovamente richiesto al responsabile del servizio amministrativo e finanziario di fornirgli tutti i documenti contabili relativi al rendiconto di gestione 2018 e illustrazione dei motivi che hanno determinato il non rispetto della scadenza del 30 aprile 2019 per l'approvazione del documento contabile, stante la diffida della Prefettura pervenuta in data 24 giugno 2019. Tuttavia, anche tale ultima diffida è rimasta priva di positivo riscontro e ad oggi il Consiglio Comunale non è stato ancora posto nella condizione di poter valutare la predetta documentazione contabile e finanziaria necessaria per la consapevole e corretta approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018. Considerato tuttavia che nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2019, predisposta dal commissario ad acta, dottor Pasquale Ranieri, quest'ultimo ha tra l'altro attestato che la gestione finanziaria nell'esercizio 2018 è stata svolta in conformità ai principi e alle regole previste dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione ai sensi dell'articolo 226 del decreto legislativo 267 del 2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista, che con determinazione numero 20, datata 25 marzo 2019, il responsabile del servizio finanziario ha provveduto alla parificazione del conto del tesoriere, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio, di aver disposto l'approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2018, effettuati dai responsabili del settore tecnico e del settore amministrativo e contabile,
nonché dello schema del rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al decreto legislativo numero 118/2011, di aver approvato in data 26 luglio 2019 la relazione illustrativa della gestione 2018, redatta ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 151,6 e 261,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 11,6 del decreto legislativo numero 118/2011, di aver verificato che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stata allegata la documentazione prevista dall'articolo 11,4 del decreto legislativo 118/2011, di aver rilevato che il conto di bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 116.888,03 centesimi, di cui euro 63.004,78 centesimi disponibili, come determinato nelle tabelle allegate alla proposta di deliberazione. Di aver accertato che il Comune di Tornareccia ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2018, come la certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, e non risulta deficitario secondo i parametri di deficitarietà strutturale definiti dal decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18 dicembre 2018. Rilevato inoltre che, con nota protocollo numero 0060983 del 2 agosto 2019, la Prefettura di Chieti, sulla scorta della nota protocollo numero 59114 del 29 luglio 2019, con cui il commissario ad acta ha comunicato di aver approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018, ha diffidato il Consiglio Comunale a provvedere a deliberare l'approvazione del suddetto rendiconto entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della comunicazione a tutti i consiglieri comunali, specificando che, decorso infruttuosamente tale termine, sarebbe stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ritenuto dunque in ottemperanza la diffida della Prefettura e sulla base di quanto accertato e dichiarato dal commissario ad acta circa l'esistenza e la sussistenza dei presupposti legislativi ed economico-contabili per l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, anche sulla base dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore amministrativo e finanziario, dottor Daniel Urbisci, e delle attestazioni sottoscritte dai responsabili di servizi che alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio, di poter esprimere voto favorevole per l'approvazione della proposta di delibera del 26 luglio 2019, a firma del commissario ad acta, soltanto nei limiti appena espressi. Per tutti i motivi sopra esplicitati, dichiara che il gruppo di maggioranza, pur non avendo preso visione dei documenti amministrativi e contabili più volte richiesti dal sindaco e mai consegnati, di modo che è stato impedito ai consiglieri di accertare la veridicità e la correttezza di quanto riportato nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, così come redatto dal commissario ad acta, dottor Pasquale Ranieri, nella proposta di delibera del 26 luglio 2019, esprime voto favorevole per l'approvazione del suddetto rendiconto, soltanto in virtù delle precisazioni e nei limiti sopra descritti, non entrando in alcun modo nel merito del contenuto del medesimo rendiconto e prendendo semplicemente atto degli accertamenti e degli scontri effettuati dal commissario ad acta e del parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 13 agosto 2019, ciò anche per evitare le conseguenze negative della mancata approvazione, già preannunciate dalla Prefettura, che potrebbero oltremodo pregiudicare la corrente attività amministrativa dell'ente. Grazie. Sì, no, semplicemente per esprimere, portare a conoscenza del Consiglio la posizione del gruppo di minoranza, che è ovviamente favorevole all'approvazione del rendiconto 2018, anche sulla scorta, in parte come diceva il consigliere collega Paglione, della risultanza predisposta dal commissario prefettizio, per cui ci atteniamo alle cose come certificate dal commissario prefettizio, per cui
sulla scorta di questa relazione dello stesso e della proposta avanzata al Consiglio Comunale, esprimiamo parere favorevole sul rendiconto di gestione. Va bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Immediata e eseguibilità. Grazie, buonasera. Alla prossima. A breve.